Sì. E intanto grazie a tutti per essere qui. Questo è... I Darwin Day sono eventi importanti per l'Unione degli Atei perché sono il momento in cui ricordiamo a noi stessi, ma lo ricordiamo anche appunto manifestando insieme alle università, alle librerie, ai cittadini, insomma, e a chi è di passaggio, il valore della ricerca, il valore della libertà, della ricerca e della scienza. E lo facciamo soprattutto in questo periodo in cui in Italia ci sembra che sia particolarmente importante affermarlo, è particolarmente importante affermarlo da atei, da agnostici. Quest'anno sono 202 anni, Darwin Day è il compleanno di Darwin, se vi fosse sfuggito era sabato scorso, il 12, il giorno prima della grande manifestazione. Sono 202 anni, due anni fa abbiamo fatto le Darwin Day grandissimi, l'anno scorso insomma abbiamo tenuto botta, quest'anno più o meno anche, siamo più o meno a 40-50 penso eventi sul territorio nazionale, cioè 40-50 circoli sul territorio nazionale, ogni circolo fa più di un evento e questo è uno di quelli romani, gli altri ve li ricorderemo dopo. Oggi presentiamo appunto un libro che parla di Darwin, non è sempre così, l'anno scorso abbiamo parlato di Neanderthal per esempio. Comunque oggi parliamo veramente di Darwin e lo facciamo con un filosofo che è stato appena presentato e che ha scritto questo libro che parla di filosofia ed evoluzione. La ragione per cui si parla di filosofia parlando di Darwin è che Darwin non ha fatto soltanto un grande lavoro dal punto di vista della scienza, ne ha fatto uno di altrettanto grande dal punto di vista della visione dell'uomo di se stesso. E ha anche inaugurato una grossa rivoluzione scientifica. Di tutto questo lui forse non era perlettamente... perlomeno non era molto a suo agio con l'idea che abbiamo adesso di Darwin come paladino della libera scienza e della laicità. Ma insomma, quello che lui ha fatto e che adesso Andrea ci racconterà molto meglio di quello che posso fare io è di riposizionare un po' l'uomo al suo posto. E la tesi che racconta Andrea in questo libro, la tesi che sviluppa Andrea in questo libro, è più o meno questa, se l'ho capita bene, poi dopo vedremo se sarò corretta. Darwin ha completato una rivoluzione scientifica che era cominciata con Galileo. Galileo ha rimesso un po' la Terra al suo posto, ha cominciato a dimostrare che non era il centro dell'universo, e Darwin fa la stessa cosa con noi. Cioè, Darwin tratta l'uomo, in realtà non lo fa subito, proprio per un grave imbarazzo che ha, lo fa nel libro successivo all'Origine della specie, lo fa nel 1871, non nel 1859. Comunque Darwin tratta l'uomo come tutte le altre specie animali. Con Darwin si inaugura così la fine dell'antropocentrismo, cioè di quell'idea per cui l'uomo era la creazione migliore, terminale, assoluta, perfetta e praticamente immortale di Dio nel creare le specie viventi. E finisce anche un'idea di finalismo, no? Quell'idea per cui ogni cosa deve avere un obiettivo in natura. Oggi per uno scienziato non esiste più. Quando uno scienziato chiedete perché succede questo, lui non dice perché, intendendo con quale scopo, ma dice perché, intendendo semmai con quale insieme di cause. Tra questi insieme di cause ci mette anche il caso. Oggi per noi è scontato, ma abbiamo un grosso debito a questi 150 anni di ricerca darwiniana sulle nostre spalle. Quindi vi dicevo, quello che fa Darwin è completare quello che Andrea spiega che Darwin fa e che adesso spiegherà con più precisione di quanto possa fare io, è completare questa grossa rivoluzione che ci mette un po' al nostro posto, insomma ci dimostra che non siamo più così importanti, e tutto questo fa arrabbiare da morire ovviamente il potere costituito, soprattutto la Chiesa, soprattutto il pensiero neoplatonico, no? I neoplatonici erano il pensiero platonico e poi tutto quello che è stato costruito sopra, tutto quello per cui bisognava distinguere tra anima e corpo, insomma. Quindi si compie questa rivoluzione, comincia con Darwin, arriva fino a noi, ma ancora oggi, ed è questo forse il motivo per cui l'UAR ogni anno si riunisce per ricordarlo, ancora oggi esistono settori della nostra società che a questa rivoluzione non danno molto credito e che continuano a pensare che in fondo l'uomo deve essere tenuto un po' fuori da questo tipo di studi e che non abbia molto senso aver concluso appunto un'idea finalistica nella nostra filosofia della natura. Per cui io adesso passerei la palla ad Andrea, che ci racconterà un po' dell'idea che espone nel libro, dopodiché apriamo alle domande.
beh, io ho un po' di domande, me le sono segnate perché fa parte del mio mestiere, però insomma invito anche voi a presentarcele, a porcele. Abbiamo tempo fino più o meno alle 7:15, questo vuol dire che abbiamo un'ora per stare insieme, quindi abbiamo un'ora per chiacchierare di tutto questo con il nostro ospite di oggi. La prima domanda che allora vorrei fare Andrea riguarda una frase che ho trovato nel suo libro. Parlando proprio di questa rivoluzione culturale, Andrea dice, Darwin la comincia già dal titolo, quando lui pubblica questo libro che ebbe un grandissimo successo sin dall'inizio, insomma, L'origine delle specie, metteva insieme due parole che di per sé bastavano a fare una rivoluzione. Allora la prima domanda che vorrei fare Andrea è perché con due parole si può fare una rivoluzione? Io ringrazio Silvia Vincivelli per questa bellissima presentazione e ringrazio anche tutto il circolo romano del bar, Marcello Rinaldi, Federica Poliziani di Bologna per questo invito e per la possibilità che mi è stata data di presentare oggi il mio libro e di parlare del mio grande eroe, Charles Darwin, che devo dire ho conosciuto in modo casuale, come si addice a un libro su Darwin. In modo casuale, mentre mi occupavo di tutt'altro, di pragmatismo americano, e volevo dedicare un solo capitolo a questo pensatore inglese dell'Ottocento, un solo capitolo che però è esploso in un libro, perché ritenevo che fosse riduttivo, come dire, compattare Darwin in un solo capitoletto. Perché ho scoperto, mentre leggevo i testi di Darwin per la prima volta anni fa, che Darwin non è stato solo un grandissimo scienziato che oggi ha formulato una teoria che è valida seppur in modo un po' diverso, ma Darwin è anche un grande filosofo e spesso noi filosofi non lo sappiamo. Darwin è stato un grande filosofo per almeno due motivi. Il primo motivo è che lui, forse non tutti sanno che si è occupato già fin da giovanissimo, già subito dopo il suo viaggio intorno al mondo col Beagle, del problema della mente umana e dell'origine della mente umana in continuità con quella animale. Sono i taccuini metafisici, quindi M e N, e le vecchie inutili note sul senso metafisico, come lui le chiamava. Già in questi taccuini Darwin tentava di diciamo sondare tutti i più grandi problemi filosofici, quello del libero arbitrio per esempio, oltre alla continuità della mente dell'uomo con quella animale. E lì si confrontò anche con il problema del senso morale, cercando appunto di testare la sua teoria dell'evoluzione anche su questi problemi specifici della mente umana. Quindi questi taccuini poi si ritrovano nelle loro conclusioni nei testi più maturi degli anni 70, no? L'origine dell'uomo, l'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali, che sono dei testi rispettivamente del 1871 e 72, in cui ritroviamo questi temi che appunto Darwin riprende molti anni dopo, quando è già uno scienziato affermato, quando ha già pubblicato L'origine delle specie. Il secondo motivo per cui Darwin è un grande filosofo sta nel fatto che con la sua teoria dell'evoluzione egli ha rovesciato completamente un paradigma filosofico che diciamo serviva a sorreggere le scienze del vivente. Un paradigma filosofico che era debitore di Aristotele e di Platone, della grande messa in scena platonico-aristotelica, filtrata diciamo dal pensiero cristiano, no? Secondo cui le forme viventi non sarebbero altro che degli organismi che incarnano delle essenze, delle specie fisse e immutabili ed eterne, come per esempio pensava Linneo, il grande naturalista settecentesco. Queste specie fisse, secondo questi naturalisti, non erano altro che le idee del creatore, le idee con cui Dio avrebbe in qualche modo progettato il nostro mondo vivente.
diciamo che è per questo motivo, per il motivo che studiare le specie viventi non era altro che studiare il progetto del creatore. Questi naturalisti erano chiamati teologi naturali, no? Perché appunto diciamo, cercavano attraverso i segni dei viventi di risalire al progetto della mente divina. E Darwin rovescia completamente tutti questi presupposti. Li rovescia andando anche oltre i trasformisti che già ai tempi di Linneo e anche poco oltre cercavano di dimostrare che le specie non erano fisse, ma si trasformavano. Uno di questi, per esempio, era Lamarck. Lamarck tentò fin da subito di, come dire, mettere in moto ciò che fino a quel momento risultava immutabile, no? Le specie viventi. Però Lamarck lo faceva ancora avendo un occhio alla fondazione di una biologia che rimanesse ancorata ai presupposti della fisica. Cioè, secondo Lamarck, le variazioni viventi erano delle variazioni determinate quasi direttamente dalle trasformazioni dell'ambiente naturale. Cioè le variazioni sarebbero delle risposte dirette a dei cambiamenti ambientali. Darwin va oltre questa idea. Darwin non solo mette in moto le specie viventi, ma rompe anche con il determinismo ambientale di Lamarck. Questo è importantissimo per comprendere la teoria di Darwin, perché in Darwin il piano delle variazioni è totalmente svincolato e indipendente da quello delle trasformazioni dell'ambiente. Le variazioni vanno in tutte le direzioni, secondo Darwin sono isotrope, diciamo precedono l'intervento della selezione naturale. Questa rottura col determinismo lamarckiano provoca non solo una distruzione del finalismo così come lo intendeva Linneo, quindi un finalismo trascendente secondo cui appunto è la mente del creatore che determina le specie viventi, ma diciamo si svincola anche dal determinismo, quindi dal finalismo ambientale di Lamarck, perché le variazioni diventano casuali. Non casuali come poteva intenderle Epicuro o Lucrezio, cioè le variazioni secondo Darwin hanno una causa, hanno sempre una causa, ma queste variazioni sono casuali rispetto al fine, rispetto al significato che diciamo prenderanno a posteriori una volta che gli organismi viventi sono collocati, inseriti dentro all'ambiente naturale. Quindi questa è una tesi radicale e qui io mi ricollego a quello che mi chiedeva Silvia. Perché fu una rivoluzione? Perché origine e specie contenute nel testo principale di Darwin, l'origine delle specie, già è il sintomo, è il segno di una grande rivoluzione. Se Darwin avesse scritto questo testo da teologo naturale, origine e specie avevano un significato completamente diverso da come lo usava lui. Origine con la O maiuscola fino al momento in cui Darwin ha scritto l'origine delle specie era un termine che rimandava a un'origine assoluta, a un'origine divina, a un'origine che rimanda all'inizio dei tempi. Darwin invece, attento lettore di Charles Lyell, che era geologo che teneva sempre il libro Principi della geologia di Lyell, Darwin lo teneva sempre sotto braccio anche nel suo grande viaggio intorno al mondo, quindi aveva ben presente quello che diceva Lyell, cioè che le grandi trasformazioni della Terra sono graduali, lente e soprattutto sono il frutto delle leggi normali della Terra. Quindi non ci sono origini trascendenti, ma l'origine di un cambiamento è sempre deputato a delle leggi normali che avvengono tutti i giorni, lente, e come